evento di boxe qui alla Box Evolution di Scicli, dove il maestro Giovanni Cavallo è riuscito a raccogliere un po' di società della Sicilia sud-orientale tra Ragusa, Siracusa e Catania per dare vita a questa prima giornata, organizzata comunque sotto l'egida della Federazione Pugilistica Italiana. E appunto lo sport, la boxe, quello di cui parliamo, uno sport che sta avendo un momento di successo. Questa sera erano sul ring sia i ragazzini sia i giovani uomini, ma anche molte ragazze. E proprio a Giovanni Cavallo e alcuni degli atleti abbiamo chiesto qualche idea su questo sport e su cosa li ha portati ad avvicinarsi ad uno sport che comunque richiede sacrificio. Di boxe a Scicli, che tipo di giornata è? Niente, è una giornata intanto uggiosa, piovosa, e con tutti i problemi che ho avuto sono finalmente riuscito ad organizzare la mia prima riunione ordinaria di pugilato da quando ho la società pugilistica. Ho avuto un mare di problemi per l'organizzazione a livello di accoppiamento di ragazzi, maltempo, arbitri, di tutto, con tutti i contrattempi che ci sono, chi ha la febbre, chi... Comunque alla fine poi ce l'ho fatta in extremis. Quante società ci sono? Da e allora ci sono 7-8 società. Sono da Siracusa, Catania, Messina, Avola, Pachino. E mi scuso se mi dimentico qualcuno, siamo tutti amici, cerchiamo di far divertire i ragazzi. Quello che voglio proporre, il messaggio che voglio mandare praticamente è quello di far vedere la boxe come uno sport violento ma non violento. Praticamente lo sport intanto è una disciplina al 100%, quello che vorrei far entrare nelle case delle persone è che il pugilato è disciplina, perché le regole che sono nel pugilato né nessun altro tipo di sport, tipo per esempio con il calcio, ci sono più infortunati nel calcio che nel pugilato. Beh, la gioco in 22, ecco, perfetto. Ma appunto tu diciamo veramente una vita che tu fai il pugilato. Allora è una passione che io ho da una vita, e quindi praticamente sto cercando di dare il massimo, di farlo radicare un po', perché mi piace togliere i ragazzi dalla strada, dalla PlayStation, dai telefonini, che mi viene molto duro, perché non è facile, perché questo lavoro lo si dovrebbe fare all'interno delle famiglie. Ma però, purtroppo, il valore della box nella crescita di un ragazzo? Il valore della box nella crescita di un ragazzo secondo me è tutto, perché nella box praticamente cosa succede? Un ragazzo ha un impatto con lo sport dove nella vita non lo trova. Praticamente mi riferisco a quei ragazzi che sono molto sicuri di sé, quando poi salgono sul ring si vedono annullare, magari da una stupidaggine o dalla scaltrezza di un altro ragazzo a loro pari. E quindi da qui scaturisce l'insegnamento per non sottovalutare mai l'avversario, non sottovalutare mai nessuno nella vita. Questo, senti, ho visto che ci sono molte ragazze anche che danno cazzo. Ma guarda, le ragazze sono in affluenza, sono addirittura in numero maggiore, proporzionando che è uno sport maschile, ma negli ultimi anni lo sport, il pugilato si sta molto, molto sviluppando nella mentalità delle donne, e che sono più aggressive degli uomini. La motivazione di una ragazza per venire a fare pugilato? Ma non lo so, forse perché sono tutti stressati per questo, e loro vedono come una valvola di sport, siccome questo sport praticamente non lo ha mai provato nessuno sulla propria pelle, quindi cosa succede? Quando vengono in sport, vengono a scaricare, vengono a sudare, vengono a farsi il mazzo, se ne vanno stanchi ma soddisfatti e non vedono l'ora di nuovo di ritornare. Quindi ci comincia continuo. Ma guarda, se non si fanno prendere da tutti questi impegni che ci sono, tipo per esempio telefonini, compleanni, il rostruto, queste cose qua, allora magari si innamorano di questo sport che dà i risultati, subito e fa bene proprio alla mente. Veramente, io lo consiglio anche alle persone con un'età maggiore, tipo come sono io, sono un trentenne. Come sarei io? Allora Anita, reduce dal ring dove hai fatto un'impegnativa gara, com'è stata secondo te questa? Allora, ho fatto un bellissimo match, io infatti pensavo di aver vinto. Pure io.
E no, sono contento perché l'importante è portare a casa il contenuto che abbiamo portato sul ring. Sono contenta di aver tirato, certo è stato un dispiacere aver perso, però sono felice così. Penso che il mister è contento di me, di come ci siamo allenati in questi giorni, anche se una settimana fa sono stata a riposo perché mi sono fatta male. Quindi ho ripreso normalmente, giustamente. Poteva andare bene, quello sempre. Senti Anita, tu hai 5 anni che fai pugilato, quindi sei una forse delle anziane, e forse puoi anche dirmi qual è la motivazione che porta una ragazza a fare pugilato, che diciamo non è normale. Io penso, no? Che le ragazze ormai siano più aggressive, diciamo, e hanno più voglia di fare dei ragazzi. Penso che ce ne siano ancora altre che, anzi speriamo che vengano altre per far conoscere ancora più questo sport. Ma non è pesante, però l'impegno di allenamento è veramente tosto. Sì, posso dirlo io che ho perso 25 kg prima di fare i combattimenti. Facciamo vedere che ormai 25 kg non ci sono più. No. Però è tosto l'allenamento, non sì, puoi. Sì, sì, certo. Ma per chi vuole dei risultati deve allenarsi costantemente. Sacrifici soprattutto. Tutti i giorni allenamento, anche il sabato e la domenica. E quindi giustamente l'alimentazione, la toga, tutte le insalate, ormai. Tu pensi di continuare? Sì. Ma tu certo. Hai obiettivi, diciamo, di alto livello, diciamo allora, la verità. Allora, il prossimo anno ci sono i campioni italiani e per il momento mi sto concentrando su quelli. Poi in futuro chissà. Intanto spero in questi campionati italiani. Tocca te ne vai. Tocca te ne vai. Tu adesso hai combattuto, intanto sei rimasto soddisfatto per l'incontro? Ma potevo fare di meglio, ho vinto, però si può fare sempre di meglio, diciamo. Ma io ho assistito, i pugni sembrano veri, fanno male. Sono veri, ma fanno di più male a freddo, diciamo. L'adrenalina che c'è sul ring poi, diciamo, non ti fa se punge da anestesizzante, diciamo. Da quanti anni che fai pugilato? Da 5 anni. Ed hai cominciato per quale motivo? Ma di più per curiosità, così, poi piano piano andando là con gli anni ti è dato una passione, sì. Ma diciamo a qualche ragazzo della tua età che volesse cominciare, che tipo di consiglio? Consiglio perché intanto di iniziare, perché è uno sport bellissimo, uno anche se non se la sente magari di fare l'agonista può benissimo fare l'amatore e dare due pugni al sacco e divertirsi insieme ai compagni. È impegnativo, no? Cioè, se uno vuole abbastanza, se uno fa l'agonista, sì, io diciamo, mi alleno quasi tutti i giorni, quindi diciamo di sì. Cioè avrai anche un regime alimentare particolare? Sì, quando devo fare match sì, devo rientrare nel peso, quindi diciamo. Che peso hai? Faccio ora ho combattuto a 61. Quindi pizza niente? No, per ora no. No, tutto l'anno no. Un ingaggio adesso, vedi.